Ed eccoci di nuovo ritornati in piazza San Pietro per partecipare all'udienza generale di oggi, mercoledì 4 maggio. Stavo dicendo che mercoledì scorso il Papa a braccio ha esclamato che i vecchi sono belli. In una catechesi dedicata al libro di Ruth ha sfatato quei luoghi comuni sui legami di parentela creati dal matrimonio, soprattutto quello fra suocera e nuora. Ha invitato tutti a riscoprire questo libro, specialmente nella meditazione sull'amore, nella catechesi e sulla famiglia. Nonostante Papa Francesco rispetti il programma previsto per le sue catechesi, anche in occasione dell'udienza di mercoledì scorso, e il pensiero del pontefice è tornato instancabilmente alla guerra in Ucraina. Dopo la sua riflessione, proprio parlando ai pellegrini portoghesi, ha rivolto ancora una supplica affinché il conflitto cessi. Ha chiesto il dono della pace, a tutti ha chiesto di pregare affinché il Signore possa aiutarci da questa morte. Papa Francesco ha ricordato che con la guerra tutto si perde, non c'è vittoria in una guerra, tutto è sconfitto. Quindi l'invito a pregare perché tacciano le armi, e la preghiera è fondamentale per noi cristiani. Pregate, chiedete nel mio nome, ci dice Gesù, perché la vostra gioia sia piena. La preghiera è con la felicità dell'uomo sulla terra. E vorrei ricordare quanto diceva San Bernardo. San Bernardo affermava che al mondo vi sono tre cose belle: la parola, l'esempio e la preghiera. Ma la più bella, diceva, la più bella di esse è l'ultima, cioè la preghiera, regina di ogni dialogo, splendore e freschezza di ogni cuore. La preghiera è il nostro sorriso che si incontra con quello di Dio. E quello che sentite in sottofondo è il coro di un bambino, di un coro composto da bambini che sta partecipando a questo incontro di Papa Francesco, che sta passando lungo le corsie transennate per salutare gli oltre 5.000 pellegrini presenti stamane in piazza San Pietro. È il 27 aprile del 2014, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, lo abbiamo fatto anche con due ospiti eccellenti. Ecco, il 27 aprile del 2014, quindi 8 anni fa, in questa stessa piazza, venivano proclamati santi due grandi pontefici. Sto parlando di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Ecco, in 2000 anni di cristianesimo non era mai accaduto che nello stesso giorno venissero canonizzati due pontefici, due uomini coraggiosi che hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio, della sua misericordia, e che pure hanno contribuito in maniera indelebile alla causa dello sviluppo dei popoli e della pace. E vi anticipo che nella seconda parte della nostra trasmissione parleremo del mese di maggio, un mese questo dedicato alla Vergine Maria, tramite la pia pratica del Santo Rosario, la meditazione dei misteri che ripercorrono le tappe principali della vita di Cristo e della nostra salvezza. Da secoli questa preghiera occupa un posto privilegiato nel culto della Beata Vergine, sotto il cui presidio i fedeli imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e in tutte le necessità. Pensate che Papa Pio XII definì il Rosario, compendio di tutto il Vangelo, nella sua struttura semplice e sapiente, ci offre
temi di meditazione sulla trama del cammino di Cristo e di Maria attraverso i misteri di gioia, misteri della gioia, del dolore, della gloria e della luce. L'impronta evangelica sono anche le preghiere del Padre Nostro e dell'Ave Maria. L'insistenza nella ripetizione di queste preghiere, il riconoscimento della nostra umana indigenza e nello stesso tempo l'espressione della nostra incrollabile fiducia nell'aiuto che viene dall'alto e particolarmente nella materna intercessione della Vergine. Nutrimento fecondo della pietà personale, il rosario è in un certo senso la preghiera tipica della famiglia cristiana. In questo mese di maggio, ecco, mi sento di dire e di riproporre il rosario come preghiera per sconfiggere la pandemia che ha colpito il mondo intero, ma anche pregare per la pace, per la tanto sospirata pace che termini il conflitto in Ucraina. L'origine della devozione del Santo Rosario non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono, se non vado errato, al XII secolo, quando, pensate, era chiamato il Vangelo dei poveri, perché chi non sapeva leggere meditava in tal modo i misteri cristiani. San Domenico e i suoi frati, cioè i domenicani, ne furono i principali propagatori. Tale pratica devozionale ebbe grande incremento dal fatto che fu attribuita la protezione della Vergine, invocata per mezzo del Rosario, la vittoria di Lepanto nel 1571, e l'anno successivo fu istituita appunto la festa del Rosario alla prima domenica di ottobre. Quindi del mese mariano e della bellissima figura di Maria parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Lo faremo con due ospiti, due amici di Radio Vaticana. Ancora qualche saluto da parte di Papa Francesco ai pellegrini presenti, molti bambini che vengono baciati dal pontefice, sollevati dalle guardie della Gendarmeria Vaticana. Oggi su Piazza San Pietro splende un pallido sole. Ecco che altri bambini vengono sollevati dalle guardie vaticane e baciate, salutate da Papa Francesco. Ancora una volta ricordavo all'inizio del nostro collegamento, al centro della catechesi di Papa Francesco, gli anziani. Come ripeto spesso, facendo seguito anche alle parole del pontefice, ecco, dove non c'è amore per gli anziani non c'è futuro per i giovani. La qualità di una società, di una civiltà, si giudica anche come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune. Ed è proprio vero, l'attenzione agli anziani fa la differenza di una civiltà. In Occidente gli studiosi presentano il secolo attuale come il secolo dell'invecchiamento. I figli, ahimè, i figli diminuiscono, i vecchi aumentano. E questo sbilanciamento ci interpella. Anzi, è una grande sfida per la società contemporanea. Eppure una certa cultura del profitto insiste nel far apparire i vecchi come un peso, una zavorra. Non solo non producono, ma sono un onore. Insomma, vanno scartati.
E la jeep con a bordo Papa Francesco è salita sul sagrato della Basilica Vaticana. Tra poco Papa Francesco raggiungerà la sede, dove con il segno della croce darà inizio a questa prima udienza del mese di maggio. Sono anche tanti malati presenti che partecipano a questa udienza. Come dice spesso lo stesso Pontefice, i malati sono un dono preziosissimo per la Chiesa. Gesù ci insegna a vivere il dolore mettendo l'amore di Dio e del prossimo anche nella sofferenza. E l'amore trasforma ogni cosa. I malati dunque sono un dono per la Chiesa, le loro sofferenze come le piaghe di Gesù, da una parte sono scandalo per la fede, ma dall'altra sono verifica della fede, segno che Dio è amore, è fedele, Dio è misericordioso e consolatore. Gli ammalati sono le membra preziose della Chiesa, sono la carne di Cristo crocifisso, che abbiamo noi tutti l'onore di toccare e soprattutto di servire con amore. E il Papa, accompagnato da Monsignor Leonardo Sapienza, sta raggiungendo la sede, che è giunto tra poco, come dicevo, con il segno della croce, darà inizio all'udienza generale. Io mi fermo qui, amici, non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro dei Maccabei. Un tale Eleazzaro, uno degli scribi più stimati, uomo già avanti negli anni e molto dignitoso nell'aspetto della persona, rispose subito dicendo che lo mandassero pure alla morte, poiché egli diceva: non è affatto degno della nostra età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Eleazzaro sia passato alle usanze straniere, a loro volta, per colpa della mia finzione, per appena un po' più di vita, si perdano per causa mia, e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Parola di Dio. Du deuxième livre des martyrs d'Israël. Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerais sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Parole du Seigneur. A reading from the second book of Maccabees. Eleazar, one of the scribes in high position, a man now advanced in age and of noble presence, declared himself quickly, telling them to send him to Hades. Such pretense is not worthy of our time of life, he said, lest many of the young should suppose that Eleazar, in his 90th year,
has gone over to an alien religion. And through my pretense, for the sake of living a brief moment longer, they should be led astray because of me, while I defile and disgrace my old age. The word of the Lord. Lesung aus dem zweiten Buch der Makkabäer. Unter den angesehensten Schriftgelehrten war Eleazar, ein Mann von schon hohem Alter und sehr edlen Gesichtszügen. Er erklärte ohne Umschweife, man solle ihn ruhig zur Unterwelt schicken. Wer so alt ist wie ich, soll sich nicht verstellen. Viele junge Leute könnten sonst glauben, Eleazar sei mit seinen 90 Jahren noch zu der neuen Lebensart übergegangen. Wenn ich jetzt heuchelte, um eine geringe, kurze Zeit länger zu leben, leitete ich sie irre, brächte meinem Alter aber Schimpf und Schande. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Eleazar, uno de los principales doctores de la ley, hombre de edad ya avanzada y de muy noble aspecto, dijo que lo enviaran enseguida a la mansión de los muertos. Porque, decía él, no es digno de nuestra edad fingir, ya que muchos jóvenes considerarán que el nonagenario Eleazar se ha cambiado a costumbres extrañas, y por mi culpa caerán en el error, porque habría fingido para obtener un poco más de vida, ganándome así una vejez manchada y vergonzosa. Palabra de Dios. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Um tal Eleazar, varão de idade avançada e de bela aparência, um dos principais doutores da lei, preferiu ser conduzido à morte. Não é próprio da minha idade, respondeu ele, usar de tal fingimento. Não suceda que muitos jovens, julgando que Eleazar, aos 90 anos, se tenha passado a vida dos gentios, pelo meu gesto de hipocrisia e por amor a um pouco de vida, se deixem arrastar pelo meu exemplo. Isto seria a desonra e a vergonha da minha velhice. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المكابيين الثاني. كان رجل يقال له أليعازار من متقدمي الكتبة، طاعن في السن، رائع الطلعة. قد طلب أن يرسل عاجلا إلى مثوى الأموات وقال: لا يليق بسننا أن نرائي، لئلا يظن كثير من الشبان أن أليعازار وهو ابن 90 سنة قد انحاز إلى مذهب الغرباء، ويضلهم أيضاً بسببي وبسبب ريائي من أجل حياة أصبحت قصيرة جداً، فأجلب على شيخوخة النجاسة والفضيحة. كلام الرب. Czytanie z drugiej księgi machabejskiej. Niejaki Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w piśmie, mąż już w podeszłym wieku i szlachetnego oblicza, dał im jasną odpowiedź, mówiąc, aby go zaraz posłali na śmierć.
Udawanie bowiem, mówił, nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby bowiem przekonanych, że Eleazar, który ma już 90 lat, przyjął pogańskie obyczaje. Oni to przez moje udawanie i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd, ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. Oto słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel cammino di queste catechesi sulla vecchiaia, oggi incontriamo un personaggio biblico, un anziano, di nome Eleazzaro, vissuto ai tempi della persecuzione di Antioco Epifane. È una bella figura. La sua figura ci consegna una testimonianza dello speciale rapporto che esiste fra la fedeltà della vecchiaia e l'onore della fede. È un fiero questo, eh? Vorrei parlare proprio dell'onore della fede, non solo della coerenza dell'annuncio, della resistenza della fede. L'onore della fede si trova periodicamente sotto la pressione, anche violenta, della cultura dei dominatori, che cerca di svilirla trattandola come un reperto archeologico o vecchia superstizione, puntiglio anacronistico e così via. Il racconto biblico, ne abbiamo ascoltato un piccolo brano, ma è bello leggerlo tutto, no? Narra l'episodio degli ebrei costretti da un decreto del re a mangiare carni sacrificate agli idoli. Quando viene il turno di Eleazzaro, che era un anziano molto stimato, noventenne, molto stimato da tutti, autorevole era, gli ufficiali del re lo consigliano di fare una simulazione, cioè di fingere di mangiare le carni senza farlo realmente. Ipocrisia, ipocrisia religiosa. C'è tanta ipocrisia religiosa. Ipocrisia clericale, tante ne sono, eh? Questo le dicono, ma fa un po' l'ipocrita, nessuno se ne accorgerà. Così Eleazzaro si sarebbe salvato e dicevano quelli, in nome dell'amicizia, avrebbe accettato il loro gesto di compassione e di affetto. La uscita ipocrita. Dopotutto insistevano, si trattava di un gesto minimo, far finta di mangiare ma non mangiare. Un gesto insignificante. È poca cosa, ma la pacata e ferma risposta di Eleazzaro fa leva su un argomento che ci colpisce. Il punto centrale è questo: disonorare la fede nella vecchiaia per guadagnare una manciata di giorni non è paragonabile con l'eredità che essa deve lasciare ai giovani per intere generazioni a venire. Ma bravo questo Eleazzaro, un vecchio che è vissuto nella coerenza della propria fede per un'intera vita e ora si adatta a fingerne il repudio, condanna la nuova generazione a pensare che l'intera fede sia stata una finzione, un rivestimento esteriore che può essere abbandonato pensando di poterlo conservare nel proprio intimo. E non è così, dice Eleazzaro. Un tale comportamento non onora la fede, neppure di fronte a Dio. E l'effetto di questa banalizzazione esteriore sarà devastante per la interiorità dei giovani. Ma la coerenza di quest'uomo che pensa ai giovani, pensa all'eredità futura, pensa al suo popolo. Proprio la vecchiaia, e questo è bello per voi vecchi,
Proprio la vecchiaia appare qui il luogo decisivo, il luogo insostituibile di questa testimonianza. Un anziano che a motivo della sua vulnerabilità accettasse di considerare irrilevante la pratica della fede farebbe credere ai giovani che la fede non abbia alcun reale rapporto con la vita. Essa apparirebbe loro, fin dal suo inizio, come un insieme di comportamenti che all'occorrenza possono essere simulati o dissimulati perché nessuno di essi è così importante per la vita. L'antica gnosi eterodossa, che è stata un'insidia molto potente e molto seducente per il cristianesimo dei primi secoli, teorizzava proprio su questo, è una cosa vecchia questa, che la fede è una spiritualità, non una pratica, una forza della mente, non una forma della vita. La fedeltà e l'onore della fede, secondo questa eresia, non hanno nulla a che fare con i comportamenti della vita. Le istituzioni della comunità e i simboli del corpo, nulla a che fare. La seduzione di questa prospettiva è forte, perché essa interpreta, a suo modo, una verità indiscutibile, che la fede non si può mai ridurre a un insieme di regole alimentari o di pratiche sociali. La fede è un'altra cosa. Il guaio è che la radicalizzazione gnostica di questa verità vanifica il realismo della fede cristiana, perché la fede cristiana è realistica. La fede cristiana non è soltanto dire il credo, è pensare il credo, è sentire il credo, è fare il credo, operare con le mani. Invece questa proposta gnostica, far finta, ma l'importante è che tu dentro abbi la spiritualità e poi puoi fare quello che vuoi. E questo non è cristiano, è la prima eresia dei gnostici, che è molto alla moda qui, in questo momento, in tanti centri di spiritualità e così via. E svolta anche la sua testimonianza, svuota, no? La testimonianza di questa gente che mostra i segni concreti di Dio nella vita della comunità e resiste alle perversioni della mente attraverso i gesti del corpo. La tentazione gnostica, che è una delle, diciamo la parola, eresie, una delle deviazioni religiose di questo tempo, la tentazione gnostica rimane sempre attuale. In molte linee di tendenza della nostra società e nella nostra cultura, la pratica della fede subisce una rappresentazione negativa, a volte sotto forma di ironia culturale, a volte con una occulta emarginazione. La pratica della fede per questi gnostici, che già c'erano al tempo di Gesù, no? La pratica della fede per questi gnostici è considerata come un'esteriorità inutile, anzi nociva, come un residuo antiquato, come una superstizione mascherata. Insomma, una cosa per i vecchi. La pressione che questa critica indiscriminata esercita sulle giovani generazioni è forte. Certo, sappiamo che la pratica della fede può diventare un'esteriorità senza anima. Questo è l'altro pericolo, il contrario, no? E questo è vero, no? Ma in se stessa non lo è affatto. Forse tocca proprio a noi, i vecchi, e qui c'è qualcuno ancora, tocca a noi, i vecchi, una missione molto importante, restituire alla fede il suo onore, farla coerente, che è la testimonianza di Eleazaro, la coerenza fino alla fine. La pratica della fede non è il simbolo della nostra debolezza, no, ma piuttosto il segno della sua forza. Non siamo più ragazzi, non abbiamo scherzato quando ci siamo messi sulla strada del Signore, no. La fede merita rispetto e onore fino alla fine. Ci ha cambiato la vita, ci ha purificato la mente, ci ha insegnato l'adorazione di Dio e l'amore del prossimo. È una benedizione per tutti, ma la fede tutta, non una parte.
Non baratteremo la fede per una manciata di giorni tranquilli, quello che fa Eleazaro, no. Coerente fino alla fine. E va al martirio così, no? Dimostreremo in tutta umiltà e fermezza, proprio nella nostra vecchiaia, che credere non è una cosa da vecchi, no. È cosa di vita. Credere è lo Spirito Santo che fa nuove tutte le cose. E Lui ci aiuterà, cari fratelli e sorelle anziani, per non dire vecchi, no? Siamo nello stesso gremio tutti, no? Nello stesso gruppo. Per favore, guardiamo i giovani. Ci guardano. Non dimenticare quello. Mi viene in mente quel film del dopoguerra, tanto bello, i bambini ci guardano. Noi possiamo dire lo stesso con i giovani. I giovani ci guardano. E la nostra coerenza può aprire una strada di vita bellissima a loro. Invece un'eventuale ipocrisia farà tanto male. Preghiamo uno per gli altri. Che Dio ci benedica tutti i vecchi. Grazie. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, poursuivant notre catéchèse sur la vieillesse, nous évoquons aujourd'hui la figure d'Éléazar. Il témoigne de l'importance pour la vieillesse d'honorer la foi avec fidélité. La réponse d'Éléazar permet de comprendre que faiblir dans la foi au temps de la vieillesse compromet l'héritage qu'elle doit laisser aux jeunes et aux générations à venir. Une personne âgée qui considère la pratique de la foi comme insignifiante fait croire aux jeunes qu'elle n'a aucun rapport avec la vie. C'est une théorie que soutenait l'ancienne gnose hétérodoxe, selon laquelle la foi serait une spiritualité et non une pratique, une activité de l'esprit et non une forme de vie. Une telle théorie rend inutile le réalisme de la foi chrétienne et la vide de son témoignage. Aujourd'hui, dans notre société, la pratique de la foi est vue de manière négative. Elle est considérée comme inutile et même nuisible, bien plus comme un vestige du passé et une superstition déguisée. La pression que cette critique exerce sur la jeune génération est forte et il revient aux personnes âgées de rendre à la foi son honneur. La foi mérite respect et honneur, elle a changé notre vie, elle a purifié notre esprit, elle nous a enseigné l'adoration de Dieu et l'amour du prochain. Elle est une bénédiction pour tous. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. In particolare l'Associazione Via Romana, la Comunità dell'Arca, e i giovani venuti dalla Francia, tanti giovani. E fratelli e sorelle, con la nostra preghiera e la nostra vicinanza possiamo essere un conforto e un sostegno per gli anziani, specialmente nei momenti in cui il peso dell'età e le sofferenze li espongono all'abbandono della fede. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française, particulièrement l'association La Voix Romaine,
la communauté de l'Arche et les jeunes venus de France. Frères et sœurs, puissions-nous, par notre prière et notre proximité, être un réconfort et un soutien pour les personnes âgées, particulièrement dans les moments où le poids de l'âge et les souffrances les exposent à l'abandon de la foi. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the meaning and value of old age in the light of God's Word, we now consider the example of Eleazar as found in the second book of Maccabees. At a time of violent persecution, the Jewish people were being forced under pain of death to eat meat sacrificed to idols. As an elderly and respected member of the community, Eleazar was told that if he merely pretended to do so, his life would be spared. Rather than betray his faith in God, Eleazar preferred death. His witness to the truth and dignity of the faith, even at the cost of his life, thus served as a powerful example to the young. Eleazar showed that faith is not an abstract idea or a set of rules to be followed, but a commitment of one's entire being to God. In our own day, the witness of the elderly to a clear and consistent practice of the faith can counter the powerful cultural forces that would dismiss the faith as outmoded or irrelevant. By showing the dignity of a life of faith expressed in community worship and acts of charity, the elderly can help to strengthen the fabric of society and offer the young a model of integrity and fidelity valid for every age. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Norvegia, Canada e Stati Uniti. Rivolgo un saluto particolare ai diversi gruppi ecumenici e interreligiosi. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su ciascuno di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Norway, Canada, and the United States of America. I also welcome the members of the various ecumenical and interreligious groups present. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you. Heiliger Vater,
Die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Ihren Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Lesung heute erzählt von Eleazar, der sich dem Befehl des Königs widersetzte und sich aus Respekt vor den Regeln seines Glaubens weigerte, Götzenopferfleisch zu essen. Weil er überall beliebt war, rieten ihm sogar die Beamten des Königs, er solle einfach so tun, als äße er von dem Fleisch. So könne er sein Leben retten. Eleazar lässt sich auf solche Heuchelei aber nicht ein. Dies wäre Verrat an Gott und zudem gäbe er der jungen Generation ein schlechtes Beispiel. Die Jungen sollen nicht auf den verkehrten Gedanken kommen, es käme allein auf die innere Einstellung an und die äußere Glaubenspraxis sei demgegenüber sekundär und müsse nicht unbedingt beachtet werden. Klar, der Glaube darf nicht auf die Einhaltung irgendwelcher Speisevorschriften und andere äußere Bestimmungen reduziert werden. Zugleich aber ist christlicher Glaube nie etwas rein Geistiges. Er wird immer den Weg des Herrn gehen, den Weg der Inkarnation. Auch heute erleben wir, dass viele die konkrete Glaubenspraxis für entbehrlich halten oder sie gar als schädliche Äußerlichkeit ansehen, als ein Relikt der Vergangenheit, als abergläubisches Ritual, als etwas für alte Leute. Unser Glaube will sowohl in seiner geistigen wie auch in seiner praktischen Dimension beachtet werden. Auf diese Weise kann er unser Leben verändern, unseren Geist läutern und uns die Anbetung Gottes wie auch die Liebe zum Nächsten lehren. Ein solcher konkreter Glaube ist ein Segen für alle, nicht nur für die Alten. Der Heilige Vater richtet nun einen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, il mese di maggio è dedicato alla Madre di Dio, che è anche nostra Madre. Vi invito a invocare la sua intercessione per le vostre intenzioni personali, per l'intenzione della Chiesa e per la pace nel mondo. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, der Monat Mai ist der Gottesmutter Maria geweiht, die auch unsere Mutter ist. Ich lade euch ein, sie vertrauensvoll um ihre Fürsprache zu bitten, in euren persönlichen Anliegen, in den Anliegen der Kirche und für den Frieden in der Welt. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos,
a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre la vejez y hoy nos acompaña la figura de Eleazar. Nos dice la Biblia que a este noble anciano se le propuso ganar unos días más de vida si traicionaba los preceptos de Dios, pero él rechazó esa posibilidad con firmeza y con valentía. Eleazar decidió morir antes que renegar de la fe, dando así un ejemplo de fidelidad y de coherencia a las futuras generaciones. Su testimonio nos deja una gran herencia: ser coherentes con la propia fe, es decir, obrar siempre de acuerdo a lo que creemos hasta el final de nuestros días. La tentación de separar la fe y la vida podemos encontrarla también hoy, de diferentes maneras, incluso con maneras que parecen mejores espiritualmente. Por ejemplo, vemos que la práctica de la fe muchas veces se presenta de forma negativa, se ridiculiza o se margina, o bien se considera una cosa de viejos, algo inútil e incluso nocivo para la propia existencia. Frente a esto, estamos llamados a testimoniar que la fe no es algo reservado a una etapa de la vida, sino una bendición para todos, un don que siempre merece ser respetado y ser honrado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay allí mexicanos, chilenos, argentinos, muchos de lengua española, españoles, colombianos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser testigos fieles y valientes de Cristo y sobre todo a ser coherentes cuando las dificultades ponen a prueba nuestra fe. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Um decreto do rei Antíoco Epífanes obrigava os judeus a comer carne imolada aos ídolos. Os executores do decreto, pela amizade que nutriam por Eleazar, sugeriam-lhe fingir que a comia, mas sem realmente o fazer. Deste modo, teria a vida salva. Afinal, insistiam eles, era um gesto mínimo, insignificante. Não é assim, retorquiu Eleazar. Um idoso que concordasse em considerar irrelevante a prática da fé levaria os jovens a acreditar que a fé não tem verdadeira relação com a vida, tratando-se apenas de um conjunto de atitudes e costumes que poderiam, em caso de necessidade, ser simulados ou disfarçados. Tal comportamento não honraria a fé, mesmo diante de Deus, e o efeito desta banalização seria devastador para os jovens. Uma pessoa idosa que tivesse vivido os seus dias na coerência da fé e agora aceitasse fingir, levaria a nova geração a pensar que tal fé era uma ficção, uma cobertura externa
que poderia ser abandonada com a desculpa de manter a fé dentro de si mesma. Claro, sabemos que a prática da fé pode cair numa exterioridade sem alma, mas em si mesma não o é. A fé merece respeito e honra. Mudou a nossa vida, purificou a nossa mente, ensinou-nos a adoração a Deus e o amor ao próximo. É uma bênção para todos. Não podemos trocá-la por um punhado de dias tranquilos. Com humilde firmeza, demonstraremos, precisamente na nossa velhice, que acreditar não é coisa de velhos. Para isso, podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, que faz novas todas as coisas. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Carissimi fedeli di lingua portoghese, vi saluto tutti, in particolare gli alunni e professori del Collegio Orizzonte di Porto. Abbiamo iniziato da poco il mese di maggio, che tradizionalmente chiama il popolo cristiano a moltiplicare i gesti quotidiani di venerazione alla Vergine Maria. Il segreto della sua pace e del suo coraggio era questa certezza: nulla è impossibile a Dio. Abbiamo bisogno di imparare ciò con la Madre di Dio. Mostriamoci riconoscenti pregando il Rosario ogni giorno. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa, saúdo-vos a todos e de modo particular aos alunos e professores do Colégio Orizonte do Porto. Começamos há pouco o mês de maio, que tradicionalmente chama o povo cristão a multiplicar os gestos diários de veneração à Virgem Maria. O segredo da sua paz e coragem era esta certeza: a Deus nada é impossível. Precisamos aprender isto com a Mãe de Deus. Mostremo-nos agradecidos, rezando o terço todos os dias. Que Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos proteja. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونا بصلواتهم الدائمة لله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على إليعازار أحد شخصيات العهد القديم وكرامة الإيمان، وقال: شخصية إليعازار تشهد لنا على أن هناك علاقة بين الشيخوخة وكرامة الإيمان. كان الموقف ما يلي: أراد الملك اليوناني الوثني أن يجبر اليهود على أكل اللحوم المحرمة بحسب الشريعة، ولما كان بعض رجال الملك يكنون الاحترام والمودة لإليعازار الشيخ، أرادوا أن يخلصوه من الموت، فعرضوا عليه أن يتظاهر بالأكل وهم يقدمون له لحوماً غير محرمة، لكن إليعازار رفض نصيحتهم، رفض أن يهين الإيمان في شيخوخته وأن يتظاهر فيخدع الشباب الذين سيخطئون بسببه وبسبب ريائه. وقال قداسته:
كبير السن الذي يوافق بسبب ضعفه على أن يعتبر أن لا أهمية لممارسة الإيمان، من شأنه أن يجعل الشباب يظنون أن الإيمان ليس له أي علاقة حقيقية بالحياة، وسيبدو الإيمان لهم كأنه مجموعة من السلوكيات التي يمكن التظاهر بها بما يخالف الحقيقة، تماماً كما كانت تقول البدعة الغنوصية القديمة التي رأت أن الإيمان روحانية وليس ممارسة، والإيمان والأمانة للإيمان وكرامته لا علاقة لهما بسلوك الحياة. وقال قداسته: إن الإيمان إيمان بالقلب والعقل وبالأعمال أيضاً، وعلى كبار السن أن يشهدوا لكرامة الإيمان وأن يبينوا أن الإيمان ليس فقط لكبار السن، بل هم حافظوا عليه في كل مراحل حياتهم، وهو للشباب والكبار على السواء. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. La fede ci ha cambiato la vita, ci ha purificato la mente, ci ha insegnato l'adorazione di Dio e l'amore al prossimo. È una benedizione per tutti e merita rispetto e onore. Signore, vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أُحَيِّي الْمُؤْمِنِينَ النَّاطِقِينَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. الإيمان غير حياتنا وطهر عقولنا وعلمنا السجود لله ومحبة القريب. إنه بركة للجميع ويستحق الاحترام والكرامة. بارككم رب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalnie, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W kolejnej katechezie o starości rozważamy dzisiaj starotestamentalną postać Eleazara. Za jego czasów Żydzi, pod karą śmierci, byli zmuszani do spożywania mięsa składanego w ofierze bożkom. Poradzono mu, aby dla ratowania życia udawał, że wypełnia to polecenie. Eleazar stanowczo odmówił, nie zgodził się na taką hipokryzję, bo nie chciał wprowadzić w błąd młodych pokoleń, które mogłyby sądzić, że cała wiara jest fikcją, czymś zewnętrznym, co można porzucić, w przekonaniu, że zachowuje się ją w swoim wnętrzu. Ale tak nie jest, mówi Eleazar. Byłoby to brakiem poszanowania dla wiary również przed Bogiem i miałoby niszczący wpływ na młodych ludzi. Osoba starsza, która ze względu na swoją słabość zgodziłaby się, że praktykowanie wiary jest nieistotne, pokazałaby młodym, że wiara nie ma prawdziwego związku z życiem, a jest jedynie zbiorem postaw, które w razie potrzeby można symulować lub ukryć. W chrześcijaństwie pokusa ta pojawiła się w pierwszych wiekach pod postacią gnozy. Pokusa ta jest wciąż aktualna. W wielu nurtach naszego społeczeństwa i kultury praktykowanie wiary jest przedstawiane w sposób negatywny, jako coś bezużytecznego czy wręcz szkodliwego. Młode pokolenia są pod silną presją tej krytyki. Dlatego tak ważne jest świadectwo ludzi starszych, którzy pokazują młodym, że praktykowanie wiary nie jest przejawem słabości, lecz siły. Wiara zasługuje na poważanie. Ona zmieniła nasze życie.
oczyściła nasz umysł, nauczyła nas czci dla Boga i miłości bliźniego. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Ieri avete celebrato la solennità della Beata Vergine Maria, Regina della Polonia. A Jasnagora avete ricordato il Beate Cardinale Wyszyński, che vi ha insegnato a confidare in Maria nei momenti più difficili della vostra storia. Seguendo il suo esempio, affidate alla Vergine Santa la sorte della vostra patria e la pace in Europa. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wczoraj obchodziliście uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na Jasnej Górze wspominaliście błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, który uczył was ufać Maryi w najtrudniejszych chwilach waszych dziejów. Idąc za jego przykładem, z ufnością zawierzajcie Matce Bożej losy waszej ojczyzny i pokój w Europie. Serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto l'Associazione Simba di Taranto e il coro Voci e Mani Bianchi dei Carpi. Mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, agli ammalati, ai giovani e agli sposi novelli. All'inizio di questo mese mariano invito tutti a venerare con fiducia filiale la Madre di Gesù, guardate a lei come maestra di preghiera di vita spirituale. Poi vi saluterò. Purtroppo non potrò passare fra di voi per la malattia del ginocchio e per questo mi scuso di salutarvi seduto, ma è una cosa di momento. Speriamo che passi presto e io possa andare da voi dopo in altre udienze. Grazie. A tutti la mia benedizione. Et cum spiritu tuo. In nomine Domini benedictum. Et cum spiritu tuo.
non te sui seculum. Aiutorum nostro in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 4 maggio, prima udienza per questo mese, un mese, come ha ricordato lo stesso Pontefice, dedicato alla Vergine Maria, e sarà anche il tema della nostra seconda parte della trasmissione. Restituisco subito la linea alla regia.